Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Il Rally per l'Italia ha fatto tappa a Siracusa col candidato Premier per i 5 Stelle Luigi Di Maio. Il candidato Premier per il Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, ieri sera a Siracusa per presentare il suo programma ai candidati pentastellati per le prossime elezioni politiche. Il salone del santuario della Madonnina, delle lacrime a stento, ha contenuto la marea di simpatizzanti che hanno partecipato alla tappa dell'hashtag Rally per l'Italia, il tour nazionale di Di Maio, per fare conoscere appunto il programma di governo del Movimento 5 Stelle. In questo momento noi. Vogliamo governare il paese, lo chiediamo ai siciliani, lo chiediamo agli italiani anche perché se abbiamo raggiunto il 35% qui nelle peggiori condizioni politiche immaginate cosa potrà accadere alle elezioni politiche. Secondo me molto, molto di più, possiamo andare oltre ogni immaginazione di risultato e arrivare al governo, dipenderà dagli italiani. Al fianco del candidato premier eh, i siracusani in lista per le politiche il deputato sciente Maria Marzana, Pino Pisani e Paolo Ficara. Eh, Diversi, gli spunti di riflessione innescati a Di Maio. Queste sono le persone che hanno ammazzato il futuro della mia generazione, sono quelli che prima ci hanno ammazzato il futuro portando la disoccupazione giovanile a livelli record e adesso ci prendono pure in giro perché nella nostra vita abbiamo provato a fare qualche lavoretto per sopravvivere ai livelli di disoccupazione che c'erano. Io vorrei confrontarmi con i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri delle altre forze politiche e coalizioni. Non sono ancora stati in grado di dirmi chi siano. Berlusconi non è eleggibile, Renzi dice meglio Gentiloni, Salvini dice lo faccio io, ma Berlusconi dice no. Vi rendete conto, siamo l'unica forza politica che oggi ha un candidato alla presidenza del Consiglio, un programma e una lista. La Corte dei Conti ha emesso una sentenza assolutoria per 39 fra ex ed attuali amministratori del Comune. Non vi fu quindi danno erariale nella costituzione di quattro società in house. Non ci fu alcun danno erariale nella Costituzione e nel successivo scioglimento di quattro società in-house da parte del Comune capoluogo. La Corte dei Conti ha emesso ieri mattina la sentenza, con la quale ha accolto le richieste della difesa, assolvendo 39 fra ex sindaci, assessori e consiglieri comunali coinvolti a vario titolo nella vicenda. Nella sentenza che si compone di 58 pagine il giudice eh, hanno accolto un'eccezione che considerava entro i cinque anni ordinari il termine per la prescrizione breve delle irregolarità contestate. La sentenza è stata pronunciata tra gli altri a favore dell'ex presidente del Consiglio Comunale, attuale assessore regionale di Bandiera dei sindaci dell'epoca Giambattista Bufardeci e, e Roberto Visentin. L'indagine della procura regionale della Corte dei Conti riguarda la gestione economico-finanziaria degli esercizi 2007. E fino al 2010. I magistrati con atto depositato nel febbraio 2016 hanno citato gli ex e attuali amministratori pubblici per condannarli al pagamento in favore del comune capoluogo della somma complessiva di 208 mila euro. La vicenda risale al 2008 ed è delegata alla costituzione di società a totale partecipazione pubblica per l'ottimizzazione e l'esternalizzazione di alcune attività. In particolare i servizi consistevano nella gestione del sistema informatico comunale, della valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del comune i servizi per la gestione dei parcheggi e dei trasporti, quelli per la gestione delle affissioni pubbliche, per un impegno complessivo eh, di spesa pari a 350 euro. La delibera è passata in giunta e il 28 aprile è stata votata a 29 consiglieri comunali. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'ufficio requirente ha rilevato che le quattro società costituite eh, nel 2008 eh, fossero rimaste inattive, ritenendo eh, che costituisse un danno erariale. Non la pensano così i giudici contabili. Azzerata la giunta di Floridia, il sindaco Limoli ha già provveduto a nominare i nuovi assessori. Il sindaco di Floridia Giovanni Limoli ha provveduto in queste ore ad azzerare la giunta e a nominare nuovi assessori comunali. Un passaggio di testimone che giunge a sette mesi dalle elezioni amministrative che hanno visto l'affermazione del medico floridiano. Lasciano quindi i rispettivi incarichi assessoriali Grillo, Di Paola, Faraci e Genovese. Per far posto ad altri quattro nuovi amministratori pubblici. Limoli ha nominato Salvatore Burgio nella qualità di vice sindaco, per lui si tratta di una riconferma, assegnandogli le deleghe delle attività produttive, politiche agricole e servizi cimiteriali. La delega al bilancio, che prima apparteneva proprio a Burgio, è passata a Tiziana Bordonaro insieme a Tributi e Servizi Sociali. Cooptato in giunta anche Salvatore Pappalardo, a cui sono state affidate le deleghe a Lavori Pubblici, urbanistiche, Ambiente e Territorio. Il quarto assessore è Giuseppe Tata che dovrà occuparsi delle rubriche sport, spettacoli e politiche giovanili. La decisione di Limoli scaturisce dall'esigenza di ricompattare una maggioranza che allo Stato non gli permetteva di governare serenamente. Da Floridi a Melilli il sindaco Carta Zera, la Giunta, lunedì nascerà intanto il nuovo esecutivo comunale. Il sindaco di Melilli Giuseppe Carta ha azzerato con determina del 2 febbraio la giunta comunale. L'obiettivo è quello di ridare impulso all'attività amministrativa e per farlo il primo cittadino ha deciso di revocare tutti i componenti del suo esecutivo. Lunedì mattina saranno nominati i nuovi assessori. Dovrebbero entrare a far parte della squadra di governo anche un sociologo e un commercialista. Contestualmente il presidente del Consiglio comunale Salvo Cannata e il suo vice si sono dimessi. L'amministrazione Carta rilancia Così la propria azione. Ci sarà una nuova giunta con nuove deleghe, nuovo presidente del civico consesso e un uh, vice. Il tutto sottolinea il sindaco Carta all'insegna della rotazione e del rispetto dell'attività di ognuno soprattutto per le aspettative future della nostra città. Metteremo in campo nuove energie, nuove idee e nuovi modi di fare. Terminata dunque la prima fase della sindacatura Carta ha deciso di rimescolare le carte appunto creando un nuovo esecutivo. La giunta nascerà la prossima settimana con... Conclude e sarà all'altezza del compito che dovrà portare avanti. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Spiaggetta di Cala Rossa ad Ortigia. Protestano i residenti ma non soltanto, non vogliono che una sua parte venga privatizzata. Dire no alla privatizzazione della spiaggetta di Calarossa in ortigia. Per questo, questa mattina si sono riuniti volontari, semplici cittadini, residenti, le associazioni che curano questo aspetto della tutela dell'isola, ma anche diversi turisti che ormai da anni scelgono Calarossa come meta per la loro permanenza, ma anche per le loro vacanze in città. Una battaglia potrebbe sembrare soltanto locale, Ortigia, Cala Rossa invece c'è un motivo anche culturale non soltanto per cui questa battaglia, lasciare libera la spiaggetta, riguarda tutta Siracusa. Beh, sì, certo Cala Rossa è un simbolo di quello che si è fatto a Siracusa e che se forse si vuole continuare a fare, cioè di, di privatizzare il Ortigia, che poi Ortigia è il cuore di Siracusa e quindi è quello più ambito forse. Però non si può solo. Eh, privatizzare, eh, mettere a profitto tutto. È un bene di tutti e la battaglia è proprio per mantenerla di tutti. State contestando anche in linea di principio la quantità di questo profitto che ne trarrebbe il Comune? È solo uno dei tanti punti deboli di questa operazione perché il canone simbolico, tecnicamente ricognitorio, che tutti conoscono, 3.500 euro per tre anni, non è un canone eh, di rapina, è semplicemente il canone pubblico politico che la regione incassa dal comune di Siracusa per la fruizione pubblica e gratuita della spiaggia, dov'è che l'operazione è veramente claudicante e non funziona, non regge, e che poi con lo stesso canone, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, Viene girata questa concessione che dalla regione proviene al comune, viene girata al privato in cambio del rimborso dello stesso canone. Siracusa turistica vuol dire anche una serie di proteste che coinvolgono persone non siracusane ma che vengono a Siracusa per godersi l'estate o comunque Siracusa. Ma io direi che l'immagine del turista è limitata, nel senso che il turista non è quello che viene qui, è quello che viene qui, sta un giorno e se ne va. Ancora un minorenne coinvolto nello spaccio di droga è avvenuto nella zona alta della città. Ad intervenire sono stati i poliziotti della mobila. I poliziotti si erano appostati per osservare da vicino quanto stessa accadendo poco distante da loro e così hanno potuto intercettare la classica attività di cessione di piccole dosi di stupefacenti che ha permesso loro di denunciare due persone delle quali un minorenne. La nuova operazione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti è stata portata a termine nel pomeriggio di ieri dagli agenti della squadra mobile della Questura Retusea che hanno denunciato per reati di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne e un minore di 17. Gli investigatori che si trovavano in zona hanno potuto intercettare il maggiorenne mentre lanciava dal balcone una busta in cellofan che il minore ha raccolto e nascosto in fretta in un casotto nella zona alta della città. A quel punto sono intervenuti i poliziotti che hanno rinvenuto nel sacchetto 17 dosi di marijuana. Scoperto lo stupefacente è scattata la successiva perquisizione domiciliare che ha consentito agli investigatori di rinvenire un coltello, un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento della droga. Calcio: il Siracusa ha completato la rosa con l'ingaggio dell'attaccante esterno Marotta proveniente dalla Casertana. Ultimo colpo di mercato per il Siracusa. Il direttore sportivo Antonello Laneri ha annunciato infatti l'acquisizione delle prestazioni dell'esterno d'attacco Mario Marotta, classe 89. Si tratta di un calciatore che ha militato in questa stagione nella Casertana da. Dalla cui società, però, già da diversi giorni si era svincolato. L'esterno offensivo ex Juve Stabia è arrivato a Caserta nella scorsa estate e molti si aspettavano che potesse diventare uno dei leader tecnici. Marotta sostituisce il partente San Domenico, mentre il Siracusa. Affronta questa seconda parte del campionato di Serie C con alcuni nuovi volti nuovi, come nel caso dei difensori Luca Bruno, proveniente dalla Provercelli in Serie B, e Mattia Altobelli, che nella prima parte del campionato ha giocato nelle file del Teramo. Intanto la squadra ha completato la preparazione in vista della delicata trasferta di Cosenza. Partita in programma domani alle 16.30 il tecnico Paolo Bianco potrebbe già disporre dei nuovi acquisti. E proprio sulla difficile trasferta allo stadio San Vito il tecnico Paolo Bianco questa mattina ha tenuto una conferenza stampa. Superato il momento opaco, il Siracusa fa visita al Cosenza con ritrovato entusiasmo dopo il netto e brillante successo per 3-0 ai danni del Fondi. C'era la necessità di ritrovare gioco e morale e l'11 di Paolo Bianco ha risposto presente in tutti i reparti, dando vita ad una gara quasi perfetta. Che ha riportato il team azzurro a riconquistare la quarta posizione. Domani allo stadio San Vito Gigi Marulla contro i Lupi della Sila, Paolo Bianco potrà contare sui nuovi arrivati Luca Bruno e Mattia Altobelli. Ed è l'ultimo colpo portato a termine da Antonello Laneri. L'esterno d'attacco Mario Marotta proveniente dalla Casertana. Intanto la società azzurra lancia la campagna Incontriamoci allo stadio che prevede da qui a fine stagione il biglietto unico per le categorie under 16, over 65 e donne, 5 euro a partita per i settori Tribuna Siringo, Tribuna Laterale e Gradinata. Il match di domani tra Cosenza e Siracusa, con inizio alle 16.30, sarà diretto da Ilario Guida di Salerno. Con gli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Francesco Bruni di Brindisi. E proprio sulla difficile trasferta di domani sentiamo il tecnico azzurro Paolo Bianco. Cosenza, una partita difficile perché il Cosenza, come dico da un po', è una di quelle squadre che, che, che mi aspettavo che stesse là in alto nonostante la falsa partenza. È una squadra che viene da tantissimi risultati utili, a parte il pareggio di, di domenica scorsa, che da 5 vittorie consecutive. Eh, hanno delle, delle defezioni, hanno tre squalificati. Hanno cambiato tanto. Hanno rinforzato. Dal mio punto di vista, la rosa. Eh, quindi, sarà una partita difficile. Su un campo che non promette bene perché, perché piove a Cosenza da ieri e pioverà anche fino a domani. Quindi, eh, il campo sarà, non, non ci permetterà né a noi né a loro di, di esprimere un buon gioco. Quindi, sarà una battaglia, lo sappiamo, dobbiamo essere consapevoli di questo. E abbiamo anche noi delle defezioni, perché è l'ultima ora, perché Silvestro ha un problema, Catania non si è allenato quasi tutta la settimana, e quindi, quindi ecco dobbiamo fare delle valutazioni, però 11 li troviamo sempre come ho sempre detto. La ventiquattresima giornata prevede alle 16.30 Agracas Casertana, Regina Recinfondi, Sicula Leonzio Bisceglie, Virtus Francavilla Rende, Cosenza Siracusa. Alle 20.30 Fidelisandria Catania, Juve stabia Paganese, Lecce Catanzaro, Matera Monopoli, riposa il Trapani. Bene, con questo è tutto, il te giornale si conclude, e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento è con la rubrica Punta a Capo, subito dopo il TG, ospita il consigliere comunale Alberto Palestro, parlerà di regolamento sulle benemerenze civiche, scuole e poi ancora opere pubbliche incompiute e nel contempo annuncia anche di volersi ricandidare alle prossime amministrative. Con questo è tutto, vi saluto.